Benvenuti a tutti e a tutte per questo nuovo studio biblico della serie La guarigione dell'anima. Questa sera iniziamo a parlare della paura, o meglio, come sconfiggere la paura. La paura a volte può condizionare l'intera nostra vita e la paura naturalmente è qualcosa che riguarda ognuno di noi, perché tutti noi abbiamo delle paure. Ma innanzitutto chiediamoci che cos'è la paura. Allora, la paura come definizione possiamo dire che è uno stato emotivo che consiste in un senso di insicurezza, di smarrimento, di ansia, di fronte a un pericolo reale oppure immaginario, o dinanzi ad una cosa o un fatto che sia o si creda dannosa. Quindi, da questa definizione possiamo vedere delle cose interessanti. Innanzitutto, ok, è uno stato di insicurezza, di smarrimento, di ansia, naturalmente in una parola di paura. Però è interessante che questa paura può essere di fronte a un pericolo reale o immaginario. Quindi io posso aver paura anche di una cosa che in realtà naturalmente non esiste, quindi immaginario. Aver paura di una cosa che magari non accadrà mai. Eppure posso vivere nella paura nonostante questa cosa che io credo non succederà mai. Quindi le paure possono essere reali o immaginarie. Però sempre paure sono, possono essere razionali o irrazionali, perché penso che magari può succedere una cosa che in realtà non potrà mai succedere, però io naturalmente sto male perché ho paura, e le paure possono essere normali o abnormali. Paure, tutti noi abbiamo delle paure. C'è chi ha paura di rimanere da solo, c'è chi ha paura del buio. C'è chi ha paura del fallimento, di non riuscire a fare determinate cose, c'è chi ha paura della gente o dell'opinione delle persone, c'è la paura di magari perdere una persona cara. Ognuno di noi ha una di queste paure. Perché? Perché tutti noi esseri umani abbiamo delle paure. E naturalmente questo sentimento della paura si sta diffondendo sempre più nella nostra società, anche perché tante volte è la società stessa che incute paura, terrore e magari proprio delle paure immaginarie, di cose che magari non accadranno mai, però ci vengono dette così tante volte che iniziamo ad avere paura. Allora, la paura, come possiamo dire, è nata nell'uomo, nella donna, dopo la caduta nel giardino dell'Eden. Prima non c'era la paura. Ma poi, dopo il peccato, uno dei primi sentimenti che ha provato l'uomo, in questo caso Adamo, è stata la paura. Lui si è nascosto dietro agli alberi. Perché? Perché aveva paura. Aveva paura di chi? Aveva paura di Dio. Prima Dio era il suo grande amico e poi, dopo la caduta, ha iniziato ad aver paura. E in questo caso, questa paura è una paura irrazionale, una paura non tanto normale, perché aver paura di Dio se fino a quel momento era il tuo amico. Quindi la paura è nata nell'uomo, ognuno di noi ha delle paure, più o meno grandi, e addirittura il bambino, naturalmente, quando nasce, ha già queste paure. E per questo, naturalmente, piange e ha bisogno tante volte di essere confortato o dalla madre oppure dal padre. Allora, questa è la paura, qualcosa che tutti noi purtroppo sperimentiamo. Però dobbiamo dire una cosa che spesso non si pensa. C'è una paura sana e una paura insana. Cosa significa una paura sana oppure una paura insana? Allora, la paura non è soltanto qualcosa di negativo, ma la paura ha anche degli aspetti positivi per la nostra vita. In questo senso, la paura, quando è sana, ci protegge da delle situazioni pericolose. Quindi possiamo dire che la paura sana oppure appropriata è un meccanismo di difesa. Quando c'è sensazione di pericolo, noi sentiamo questa sensazione e naturalmente ci proteggiamo, stiamo attenti, siamo prudenti. Quindi la paura tante volte è sana, quando non è esagerata, perché? Perché ci fa stare più attenti. Ad esempio, la paura del fuoco. Naturalmente è buono aver paura del fuoco, altrimenti ci arrostiremo ogni volta. Invece, una persona che non ha paura del fuoco gioca col fuoco e finisce naturalmente per bruciarsi. Invece, se ha questa paura sana del fuoco, naturalmente starà più attento. Poi si può andare da un estremo all'altro, proprio aver paura addirittura anche di un accendino, di qualsiasi cosa. Però una paura sana ci protegge, ci fa stare più attenti, più prudenti. Quindi possiamo dire è buono magari aver paura, ad esempio, dell'acqua bollente,
perché sappiamo che quell'acqua può provocarci delle ustioni. E quindi quando abbiamo dell'acqua bollente, una pentola, naturalmente stiamo attenti. Perché? Perché abbiamo paura di farci del male. Questa paura però può diventare insana quando abbiamo paura di qualsiasi genere di acqua, quindi anche dell'acqua fredda, dell'acqua tiepida. Questo non ha senso, però aver paura dell'acqua bollente, quindi stare attenti, proteggersi, è qualcosa di buono. Quindi possiamo dire che ci sono delle paure, tra virgolette, positive, che il Signore ci ha dato affinché noi possiamo evitare di fare del male a noi stessi. Ad esempio, stiamo camminando sopra un tetto, è giusto avere paura, perché per questa paura di cadere ci farà stare più attenti. Invece, se siamo sul tetto, non abbiamo paura, possiamo essere così distratti e naturalmente cadere e farci del male. Oppure aver paura di guidare la macchina sulla strada bagnata. Naturalmente, sto andando in macchina in una strada bagnata, ho un po' di paura di scivolare. C'è scritto: posso andare a 100, vado a 50, perché sto attento per non scivolare fuori strada. E quindi questa è una paura sana oppure appropriata. Invece sarebbe sconsiderato non aver paura. Sì, io non ho paura, sto su questa strada bagnata, vado a 100 all'ora. E poi naturalmente succede il disastro. Quindi abbiamo notato che c'è una paura sana e una paura insana. Quindi, tornando all'esempio della macchina bagnata, è giusto quando con la strada bagnata è giusto stare più attenti. Però può diventare una paura insana se iniziamo a avere il terrore appena che inizia a piovere. Quindi no, non voglio proprio guidare. Quindi, per quanto riguarda la paura sana e insana, dobbiamo chiederci innanzitutto: la paura che sto provando è una paura sana oppure una paura insana? Ma poi paura di che cosa? Di che cosa abbiamo paura? Ed è interessante notare che la paura è sempre paura della morte o separazione, perché ricordo che la parola morte significa separazione. Quindi la paura è sempre paura della morte, separazione in un modo o nell'altro. Ad esempio, morte fisica, naturalmente abbiamo paura della morte fisica, di farci del male, paura della morte, tra virgolette, psichica, cioè una separazione del nostro cervello, utilizziamo questo termine, paura della morte sociale, cioè essere esclusi dal gruppo. E quindi abbiamo paura, sempre a parola morte, in questo caso separazione. Abbiamo paura naturalmente dell'abbandono, dell'isolamento, di una perdita di una persona cara, perché in un modo o nell'altro le paure si collegano sempre alla morte, che significa naturalmente separazione. Quindi, quali sono le paure che tanti di noi sperimentano? Innanzitutto c'è la paura del futuro, che è forse una delle paure più sentite da noi europei, perché abbiamo paura perché non sappiamo che cosa ci sarà un domani, abbiamo paura di essere separati magari dalla nostra famiglia, oppure dalla società, oppure della morte fisica attraverso le varie malattie che ci sono, epidemie ed altro. Poi c'è la paura naturalmente delle malattie, della morte, specialmente di paura dei tumori, del cancro. E queste parole, tumore e cancro, tante volte ci sono persone che hanno anche paura a pronunciarle. Poi c'è la paura naturalmente dell'abbandono, di essere lasciati. C'è la paura dell'invecchiamento e naturalmente dell'abbandono, perché si pensa che quando si diventa vecchi tutti abbandonano naturalmente i vecchietti, utilizziamo questo termine. C'è la paura del fallimento nel lavoro, negli studi, nello sport, nelle relazioni. C'è naturalmente la paura degli altri, del loro giudizio. Perché? Perché ci separano naturalmente dalla società. Quindi ho paura di quello che può pensare quella persona e quindi sto attento, quindi no, non dico quella cosa, non dico quell'altra, non dico quell'altra, perché ho paura di perdere quella persona. E quindi vivere costantemente nella paura è qualcosa che ci fa del male. Ma la paura è qualcosa che riguarda tutti noi, chi un modo o chi un altro, ed è qualcosa di molto, molto reale nella nostra vita. Inoltre, che cosa fanno le paure? Allora, le paure vengono utilizzate anche dal nostro nemico. Il nemico usa la paura per bloccarci e tenerci in qualche forma di schiavitù. Allora, il nemico utilizza la paura per bloccarci. Ad esempio, perché abbiamo paura di evangelizzare? Di che cosa abbiamo paura quando evangelizziamo? Naturalmente, quando evangelizziamo, portiamo il messaggio del Vangelo. Ma perché abbiamo paura?
Abbiamo paura di una morte sociale. Cosa significa? Di essere separati dagli altri. Quindi, se io parlo a quella persona di Gesù, quella persona pensa che io sono impazzito o qualcosa del genere e mi evita, quindi si separa da me. Alla fine è questa la paura tante volte di evangelizzare. Avere paura che gli altri pensino male di noi e si separano da noi. E il nemico utilizza molto bene questa paura per bloccarci durante le evangelizzazioni. Allora, le paure che cosa fanno? Le paure influenzano, indirizzano le nostre scelte, le nostre priorità, le nostre relazioni. Quindi le paure influenzano la nostra vita. Quindi abbiamo detto che c'è naturalmente la paura sana e poi c'è la paura insana. La paura sana mi fa stare attento, la paura insana invece mi blocca completamente. E ciò che naturalmente danneggia gravemente a noi stessi è quella paura che ci rende schiavi, al punto di non riuscire a vivere più. Ad esempio, la paura degli altri. Ho paura di quello che possono pensare degli al gli altri di me e quindi non faccio niente. Perché se faccio questa cosa, quella persona mi parla male. Se faccio quest'altra, quella persona si separa da me. Se faccio questo, l'altra persona ancora. E allora non posso più vivere chi sono io, ma vivo influenzato naturalmente dalla paura. Quindi a volte le paure ci condizionano, ci fanno fare delle scelte, ci fanno fare delle relazioni, delle priorità nella nostra vita che magari non vorremmo, ma le facciamo perché? Perché abbiamo paura. E le paure influenzano la nostra vita, la nostra fede. E voglio farvi un esempio di una paura che ha influenzato una persona, che poi questa persona ha influenzato anche suo figlio. Allora, questo esempio è un esempio biblico. Vogliamo parlare di Abramo, tra l'altro il padre della fede. Tre episodi della vita di Abramo, o meglio, due episodi della vita di Abramo e una del figlio di Isacco, parlano di una scelta fatta per paura. Allora, in Genesi capitolo 12, versetti 10 e 20, Abramo per paura diede sua moglie al faraone. Allora, in questa storia, cosa è successo? Abramo è andato in Egitto, aveva paura del faraone perché diceva: se il faraone sa che Sarai è mia moglie, può essere che mi uccide a me per prendere Sarai. Quindi, sai che cosa faccio? Dico che Sarai è mia sorella. Quindi, per paura, Abramo ha mentito, ha peccato, ma per paura di morire, Abramo ha messo in una posizione bruttissima Sarai sua moglie. Ci rendiamo conto di quello che ha fatto Abramo? Per paura di non essere ucciso, ha messo sua moglie in grande pericolo. Poi Dio interviene, eccetera. Però Abramo non impara la lezione, perché in Genesi capitolo 20, versetto 1-18, c'è una storia molto simile. Abramo va in un altro posto, qui c'è Abimelech. E di nuovo ha paura che Abimelech possa uccidere Abramo per prendersi Sarai. Allora che cosa dice Abramo? Sarai è mia sorella. Quindi di nuovo Abramo, per difendersi, per paura di non morire, mette in pericolo sua moglie. Poi Dio interviene e conosciamo la storia. Quindi due volte Abramo, il padre della fede, per paura ha fatto delle scelte sbagliate perché ha mentito e ha messo in pericolo sua moglie. E la cosa interessante è che questo suo comportamento ha influenzato anche la vita di suo figlio. Isacco con Rebecca ha fatto la stessa cosa. Isacco con Rebecca si vanno in un posto, c'è Abimelech, che tra l'altro è lo stesso nome dell'altro re, ma di Abramo, ma è un altro Abimelech, quindi un'altra persona. E Isacco fa la stessa cosa. Per paura di essere ucciso da Abimelech, dice che Rebecca non è sua moglie, ma è sua sorella. Quindi vediamo come Abramo ha fatto delle scelte influenzato dalle sue paure, mettendo in pericolo sua moglie, e ha influenzato suo figlio Isacco, che ha fatto la stessa cosa con Rebecca. Quindi vediamo proprio come le paure influenzano, indirizzano le nostre scelte, le nostre priorità, le nostre relazioni, eccetera. Quindi dobbiamo stare attenti che le paure non influenzino la nostra vita, le nostre scelte e ci fanno anche peccare, come in questo caso per Abramo.
Gli effetti della paura sul nostro corpo. Allora, gli esperti ci dicono che gli stati di preoccupazione e di paura determinano delle reazioni fisiche, tra cui i sintomi possono essere l'eccessiva sudorazione, la tensione muscolare, il mal di testa, i dolori addominali, l'ulcere, le nausee. Una forte paura può provocare ancora una pressione sanguigna alta, diarrea, battito cardiaco alto, svenimento, impotenza ed apatia e tante altre cose. Pensiamo un po' che danni può provocare la paura. Quindi la paura non è solo un qualcosa che rimane nella nostra mente, ma è qualcosa che si estende in tutto il nostro corpo. La paura può creare dei danni proprio al nostro fisico. Le famose malattie psicosomatiche, cioè dalla psiche passa al soma, che sarebbe il corpo, quindi dalla mente, dal pensiero, della paura, penso alla paura e questa paura si trasforma attraverso i miei pensieri in qualcosa che avviene nel nostro organismo. E naturalmente la paura ci fa del male. Come abbiamo detto, la paura può essere sana perché ci fa semplicemente stare attenti, ma la paura è sana quando a un certo punto questa paura influenza le nostre scelte, ma influenza anche il nostro corpo, producendo tante volte anche le malattie. Molti cercano naturalmente una soluzione della paura attraverso magari delle medicine, però anche questo attraverso le medicine, ok? Sto male, prendo la medicina. Però la domanda è perché sto male? Se sto male perché ho un'eccessiva paura, prendendo la medicina sì, si allievano naturalmente i sintomi, ma la causa, che la paura, non viene cancellata. Quindi dovrò continuare sempre a prendere i farmaci perché? Perché la causa che crea naturalmente questo dolore fisico non viene cancellata, quindi non viene affrontata naturalmente la paura. Perché? Perché quando noi affrontiamo la paura, anche tutte le conseguenze, gli effetti della paura sul nostro corpo spariscono, però naturalmente dobbiamo affrontare la paura nel modo giusto. Tante volte ci sono anche degli attacchi di panico, forse qualcuno di noi ha avuto un attacco di panico. Un attacco di panico può durare pochi secondi o minuti, ma sembrano un'eternità alla persona che naturalmente sta avendo questo attacco di panico e questa persona gli sembra di morire, anche se naturalmente alla fine non muore. E sapete, dopo il primo attacco di panico c'è un senso di frustrazione, diminuisce naturalmente l'autostima, c'è una depressione secondaria perché si dice, caspita, ho avuto un attacco di panico, non ho potuto controllarmi e quindi mi sento frustrato. E poi dico, ma se ho avuto questo attacco di panico, che uomo, che donna sono? E quindi diminuisce anche l'autostima. E di conseguenza, frustrazione, autostima che diminuisce, arriva anche la depressione secondaria. E oltre a tutto ciò, abbiamo ancora paura. Perché? Perché ho avuto un attacco di panico, ho paura che mi può ricapitare un'altra volta. E quindi ho paura di un nuovo attacco di panico. E questa paura di avere un nuovo attacco di panico probabilmente farà sì che avrò un altro attacco di panico perché arriva sempre dalla paura. Quindi ho questa paura naturalmente di perdere di nuovo il controllo. Mi sento una persona piccola perché dico, ah, ho avuto questo attacco di panico, mi sembrava di morire, ma che persona sono? Gli attacchi di panico è qualcosa che magari avvengono, ma non per questo dobbiamo etichettarci. Oppure dire, ah, non valgo niente o qualsiasi altra cosa. E tante volte quando magari abbiamo un attacco di panico ci richiudiamo in noi stessi, c'è l'isolamento sociale, non si va a eventi, non si fa niente. Perché? Perché si ha paura che naturalmente abbiamo un altro attacco di panico. Allora, per guarire naturalmente dagli attacchi di panico bisogna prendere coscienza della propria fragilità umane, senza farne un dramma. Quindi, ho avuto un attacco di panico? È successo. Però non devo vivere con costante paura. Ah, succederà di nuovo? Quando succederà? E quindi vivere in estrema tensione, stress, che poi può portare a veramente un altro attacco di panico. Ricordiamoci che tutti noi abbiamo delle fragilità, delle difficoltà. Nessuno ne è esente, proprio perché l'uomo è fragile per natura. E quindi hai avuto un attacco di panico? È successo.
però non farne un dramma. Un attacco di panico è qualcosa che avviene quando noi naturalmente guardiamo quelle cose che ci fanno paura. Anche nella Bibbia ci sono persone che hanno attacchi di panico. Vi leggo io dalla Bibbia, in Isaia capitolo 21, versetti 2 e 4, c'è la descrizione di un attacco di panico da parte di, naturalmente, un profeta. E dice così, Isaia 21, versetti 2 e 4, dice: una visione terribile mi è stata data. Il perfido agisce con perfidia, il devastatore devasta, sali Elam, mettiti l'assedio, Media, io faccio cessare ogni gemito, perciò i miei fianchi sono pieni di dolore. Delle doglie mi hanno colto, come le doglie di una partoriente, io mi contorco per quello che sento, sono spaventato da ciò che vedo, il mio cuore si smarrisce, il terrore si impossessa di me, la sera alla quale anelavo è diventata per me uno spavento. Ditemi se non è questo un attacco di panico. Tremore, contorcersi, spavento, il cuore che si smarrisce, il terrore che si impossessa della persona e la sera, il buio diventa proprio uno spavento. Questo profeta ha avuto un attacco di panico perché? Perché ha iniziato a guardare le cose negative. Il perfido agisce con perfidia, il devastatore devasta. Mettiti all'assedio, Elam, Media. Ecco, vieni contro, quindi stava guardando tutte le cose negative che hanno portato questa persona ad avere un attacco di panico. E quindi anche noi possiamo avere un attacco di panico nel momento in cui guardiamo tutte le cose negative che sono intorno a noi. Allora, per guarire naturalmente dagli attacchi di panico, bisogna prendere coscienza della propria fragilità umana senza farne un dramma. È un po' quello che dice Paolo in 2 Corinzi, capitolo 12, dai versetti 9 e 10. E dice così: ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Paolo non solo non si vergognava delle sue fragilità, ma piuttosto si vantava. Lui diceva: se inizio a guardare tutte le cose negative della mia vita, è un disastro. Debolezze, ingiurie, necessità, persecuzione, angustie. Però Dio mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. E quindi Paolo ha iniziato a guardare alla grazia di Dio. Non ha guardato le sue debolezze, ma ha iniziato a guardare nella grazia di Dio e ha scoperto che quando è debole è forte. E anche noi, nel momento in cui iniziamo a guardare, alla grazia di Dio, possiamo cambiare prospettiva. Certo, sono una persona fragile, sono umano, ho avuto un attacco di panico, ma non devo farne un dramma, perché anche in questo attacco di panico la grazia di Dio mi basta. Sono stato debole una volta, ma non per questo devo continuare a vivere nel terrore di essere sempre debole. Quindi in questo modo possiamo uscire naturalmente dagli attacchi di panico quando distogliamo naturalmente la nostra attenzione dalle cose negative e iniziamo a fissare i no nostri occhi sulla grazia di Dio. Naturalmente ognuno di noi reagisce in uno dei seguenti modi di fronte alla paura, in base naturalmente al proprio carattere, alle proprie esperienze passate, eccetera, no? Quindi ognuno di noi quando vede qualcosa che gli fa paura, agisce in uno di questi modi. Allora, il primo modo di reagire alla paura è la fuga. Ad esempio, un personaggio biblico, Giacobbe, per paura, fuggì tutta la sua vita, da tutti. La sua storia possiamo leggere in Genesi, al capitolo 27-32, e scopriremo che ogni volta che Giacobbe aveva paura, che cosa faceva? Fuggiva. Lo troviamo a casa sua, ha paura di suo fratello, perché in un certo senso gli ha rubato la primogenitoria, genitore. Quando ha paura, che cosa fa? Scappa. Poi vive la sua vita, si sposa, eccetera, eccetera. C'è un problema con i parenti, che cosa fa? Scappa. Lui in tutta la sua vita è fuggito. Quando aveva paura, fuggiva.
la cosa interessante della storia di Giacobbe è quando incontra l'angelo dell'Eterno, Dio stesso. Quando fa quel combattimento con l'angelo dell'Eterno, qual è, come ha vinto l'angelo dell'Eterno? Che cosa ha fatto l'angelo dell'Eterno mentre combatteva con Giacobbe? Ha toccato la sua anca e lui è rimasto zoppo per tutta la sua vita. E in quel gesto c'era qualcosa di molto particolare. Perché? Perché Giacobbe ogni volta che aveva un problema fuggiva. Ora non può più fuggire perché ha l'anca, diciamo, rotta, slogata. E quindi in un certo senso Dio gli stava dicendo: quando hai paura non puoi fuggire sempre. E da adesso in poi non lo potrai più fare. Perché? Perché ho toccato la tua anca, il tuo punto debole, e quindi dovrai affrontare le tue paure in un modo diverso. Tante volte anche noi, quando abbiamo paura di qualcosa, fuggiamo. Ah, ho paura di questa cosa? Vado via. Ho paura di questa cosa? Cambio città. Ho paura di questo? Cambio lavoro. Ho paura di questo? Vado via. Ma noi non possiamo fuggire. Perché? Perché la paura ce la portiamo dietro. Magari lasceremo una paura da una parte, ne troveremo un'altra. Perché? Perché non la stiamo affrontando. Quindi il primo modo di reagire alla paura, in un modo naturalmente sbagliato, è la fuga. Un po' come Giacobbe, che per paura fuggì tutta la sua vita. Il secondo modo di reagire alla paura è la lotta, affrontarla, però affrontarla non nel modo giusto. L'esempio biblico, lo troviamo in Matteo 26, dal versetto 51 e 52, è Pietro che taglia l'orecchio a Malco. Quindi Gesù si trova nel Getsemani, arrivano i soldati per arrestare Gesù, Pietro ha paura e prende questa spada, inizia a sguainarla, la muove, taglia l'orecchio di questo servo, l'orecchio cade per terra, Gesù prende, mette a posto l'orecchio, però vediamo che la paura, naturalmente, di Pietro non affronta la paura, attacca una persona. E tante volte anche noi, invece di attaccare o confrontarci con la paura, attacchiamo le persone o le situazioni. Ma in questo modo non stiamo affrontando o lottando contro la paura, ma contro le persone. E non comprendiamo, come dice la scrittura, che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, le potenze, eccetera, eccetera, eccetera. E tante volte alcune persone, quando hanno paura, lottano, però lottano nel modo sbagliato. Lottano contro le persone, contro le situazioni, invece di lottare contro, naturalmente, la paura. Un terzo modo di affrontare la paura è il blocco, cioè che rimani paralizzato, immobile. In questo caso, un brano biblico in Prima Samuele, capitolo 10, versetto 21 e 23, stanno per incoronare re Saul e dice: ok, incoroniamo re Saul, ma dov'è re Saul? Re Saul non si trova, perché Saul si è nascosto in mezzo ai bagagli. Aveva paura e è rimasto paralizzato. La paura può paralizzare e immobilizzare. Quindi rimani bloccato, non vai né fuggi né lotti, rimani lì inerme. Quindi questi sono tre modi di reagire alla paura. Il primo modo è la fuga, però non possiamo fuggire tutta la vita da tutte le paure, perché scappiamo da una, ne troveremo certamente un'altra. Non possiamo lottare con la paura lottando naturalmente contro le persone e le circostanze, perché non stiamo affrontando la paura, ma stiamo facendo magari del male alle persone che magari neanche c'entrano nulla. E non possiamo affrontare la paura bloccandoci, ma naturalmente dobbiamo fare qualcos'altro. Oggi voglio soffermarmi su un episodio della vita di Gesù, dei suoi discepoli, un episodio che magari tutti noi conosciamo, però vogliamo vederlo insieme. Vogliamo vedere come si manifesta la paura e cosa è necessario, naturalmente, per vincere la paura nel modo giusto. Allora, i discepoli avevano appena fatto un'esperienza straordinaria con Cristo, questo è un po', naturalmente, il contesto. Avevano visto con i loro occhi un grande miracolo di Gesù, la moltiplicazione dei pani e pesci. Avevano assistito a questo miracolo mai visto prima e adesso il Signore li stava preparando per un'altra prova, altrettanto importante per loro. E subito dopo questa moltiplicazione, che cosa fa Gesù? Gesù obbliga, anche qui è interessante, Gesù obbliga i suoi discepoli a salire sulla barca e andare. Intanto Gesù saluta le folle e va sul monte a pregare.
Poi a un certo punto Gesù dice ai suoi discepoli: andate avanti, io vi raggiungerò in qualche modo. Leggiamo il brano. Allora, in Matteo capitolo 14, dal versetto 22 a 33. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare. E venuta la sera, se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontano da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma la quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. E i discepoli vedendolo camminare sul mare, si turbano e dissero: è un fantasma! E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Egli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma, vedendo il vento, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami. Subito Gesù stese la mano, l'afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca lo adorarono, dicendo: veramente tu sei figlio di Dio. Questo è il brano che abbiamo letto, che magari abbiamo sentito tante volte, però vogliamo sottolineare alcune cose. Allora, nei primi versetti, intanto possiamo notare alcuni elementi che determinano proprio una situazione di paura, ma possiamo dire anche di terrore. Allora, qui ci parla di buio, si trova in una situazione buia e il buio fa paura. L'ora è tarda, era la quarta vigilia, che possiamo dire le 3 di mattina o le 3 di notte. C'era un forte vento, una mare in tempesta, e poi vedo una figura che cammina sul mare come un fantasma. Quindi sono tutti elementi che incutono terrore, paura e spavento. Quindi tempesta, buio, vedo una figura strana che cammina sulle acque, non una cosa che si vede tutti i giorni, e naturalmente tutto questo porta terrore, paura nella vita dei discepoli. Non so se vi siete trovati mai in una barca, spero di no, però di notte sulla barca, in mezzo a una tempesta, con il vento che soffia, col mare in burrasca, e poi magari ti vedi anche una figura di una persona in mezzo al mare, questo naturalmente ti fa paura e ti fa gridare. E naturalmente questa fu l'esperienza dei 12 discepoli. Forse anche tu magari stai attraversando un periodo buio della tua vita, dove magari ci sono forti venti di burrasca che assalgono magari la tua anima, dove le circostanze intorno a te le vedi come dei fantasmi, che magari ti procurano preoccupazioni, stati d'ansia, paura. La tua vita forse la vedi in continuo pericolo e non sai proprio cosa fare, dove sbattere la testa. Sapete, la paura è una minaccia che assale tutti gli uomini e tutte le donne. Quando c'è la paura, essa tante volte non dà tregua, non dà un via di scampo. È lì e sembra che deve rimanere per sempre. Ecco che molte persone, naturalmente prese da questa paura, entrano nel panico per ciò che potrà succedere alla sua vita, ai loro cari, e forse tu stesso sei preso da una fobia, da una paura particolare. Forse stai attraversando dei momenti di paura particolare, forse magari hai addirittura paura di uscire di casa per non subire un scippo, una rapina, oppure magari hai paura di guidare la macchina per non fare un incidente, magari per un passato. Oppure magari hai paura per i tuoi figli che stanno fuori di casa, che non li puoi controllare. Oppure magari hai paura del tuo conto in banca perché all'improvviso può mancare a causa delle crisi di oggigiorno. Oppure forse hai semplicemente paura del futuro. Hai paura forse della vecchiaia, della morte. C'è tanta paura in giro. E forse ognuno di noi si trova con una di queste paure. I discepoli stessi avevano quella paura. Avevano paura di morire. Perché? Perché in quella situazione avevano paura. Però è interessante notare una cosa. In mezzo a tutta questa paura, a un certo punto, nel versetto 27, c'è una delle mie parole preferite nella Bibbia. Ma. Perché il ma cambia ogni situazione. Quindi dalla paura gridarono, ma
Subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Questo ma è un ma che mette al sicuro i suoi discepoli, che cambia qualsiasi situazione drammatica. Questo è un ma che rassicura ogni persona sopraffatta dalla paura. Puoi trovarti nella situazione più brutta, ma Gesù ti dice: io sono con te, non avere paura. I discepoli avevano paura, ma Gesù parlò loro. Erano spaventati, terrorizzati, ma Gesù parlò loro e gli disse: qualcosa, rassicuratevi, sono io. Cos'è che ha tranquillizzato i discepoli in quel momento? In quel momento di grande paura. Quello che ha tranquillizzato i discepoli in quel momento di grande paura è la presenza di Gesù, ma anche le parole di Gesù. La presenza e le parole di Gesù ci tranquillizzano in mezzo alle tempeste della vita. Quindi anche noi ci possiamo trovare in una situazione di paura, ma Gesù è con noi, le sue parole sono con noi. Quando naturalmente i dubbi ci assalgono, quando magari siamo preoccupati, quando siamo afferrati dalla paura, allora in quel momento preciso, per noi la cosa più importante è riscoprire la presenza di Gesù, ascoltare la voce di Gesù. Lui naturalmente è vicino a noi e ci dice: coraggio, io sono qui vicino a voi, non abbiate paura. E quindi questa è la situazione dei discepoli. Paura perché? Hanno paura perché vedono tutto questo tempesta intorno a loro, ma poi ascoltano Gesù. E in quel momento non c'è più la paura. Infatti c'è naturalmente Pietro che dice nel versetto 28: Signore, se sei tu a comandare, comandami di venire da te sull'acqua. Egli disse: vieni, e Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù, ma vedendo il vento ebbe paura e cominciando ad affondare, eccetera. Allora, qui vediamo due cose: c'è la paura, c'è il ma di Gesù che dice: coraggio, sono con voi, c'è di nuovo il coraggio, perché Pietro dice: Signore, fammi camminare sull'acqua. Inizia a camminare sull'acqua, e poi nel versetto 30 però c'è un altro ma vedendo il vento ebbe paura e cominciando ad affondare. Nell'incertezza se era o no il Signore, Pietro si vuole dimostrare un po' il più coraggioso e chiese al Signore: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. E il Signore gli dice: vieni. Pietro che cosa fa? Per un tratto cammina sulle acque. Pietro mette un piede sull'acqua, mette un altro piede sull'acqua, fa un primo passo, inizia a camminare sull'acqua. E lui meravigliato, ma anche mi immagino la meraviglia dei discepoli, erano lì a guardare questo che camminava sulle acque e che si avvicinava verso Gesù. In quel momento Pietro è tranquillo, sicuro. Perché? Perché Gesù ha detto: coraggio, sono io, non abbiate paura. Lì davanti a lui c'era Gesù. Quindi prima c'era la paura perché vedevano la tempesta. Poi c'è il coraggio di Pietro perché vede Gesù e gli dice: coraggio, sono io, non abbiate paura, dice Gesù. E quindi la paura va via. Nessuna paura, nessuna preoccupazione. Pietro cammina sulle acque e sta facendo una cosa straordinaria. Fino a quando? Fino a quando c'è un altro ma. Ma vedendo il vento ebbe paura. Quindi nessuna paura, nessuna preoccupazione fin quando guarda Gesù, ma quando guarda di nuovo il vento, guarda di nuovo le circostanze negative, ha di nuovo paura. Vide il vento, cominciò a affondare gridando: Signore, salvami. Andava tutto bene finché guardava dritto il Signore. Quando poi ha iniziato a distogliere un po' lo sguardo da Gesù, inizia a guardare il vento, si è preoccupato ed è iniziato ad affondare piano piano. Quando noi distogliamo lo sguardo da Gesù, arriva la preoccupazione e non si pensa più ad altro. Perché? Perché quando arriva la preoccupazione non si pensa più ad altro, si pensa solo alla preoccupazione. Riempiamo la nostra mente di questa paura. Si pensa solo a essere preoccupati, siamo presi dal panico. In quel momento non facciamo altro che pensare a quella cosa che ci preoccupa così tanto. E come fece Pietro, che iniziò a pensare tanto al vento forte, stava affondando. Si stava dimenticando di guardare a Cristo. Non stava guardando più a Gesù. Allora, prima era sulla barca con i discepoli, aveva paura. Poi c'è il ma di Gesù: coraggio, sono io, non abbiate paura. Non ha più paura, Pietro, perché dalla tempesta
Tempesta, guarda Gesù. Inizia a camminare sulle acque, in mezzo alle acque, in mezzo alla tempesta, cammina, sta guardando Gesù. Nessun problema, nessuna paura. Ma a un certo punto guarda di nuovo la tempesta e inizia ad affondare. Quindi anche noi nella nostra vita possiamo trovarci in una situazione di paura, poi guardiamo Gesù e non abbiamo più paura, però poi può succedere che abbiamo di nuovo paura perché guardiamo di nuovo la tempesta invece che Gesù. È una cosa normale, cioè è una cosa che capita, è capitata ai discepoli e capita anche a noi. Abbiamo una paura, guardiamo Gesù, non abbiamo più paura, poi però guardiamo di nuovo la tempesta e abbiamo di nuovo paura. Più pensiamo però a una paura particolare, più essa cresce nella nostra mente. E questa è una cosa molto importante, perché più pensiamo a una determinata cosa, più questo pensiero si fa profondo in noi e cresce, non è che diminuisce. Perché più pensiamo a una cosa, più questo pensiero cresce e crea tutte quelle dinamiche nelle nostre azioni, nelle nostre scelte e anche nel nostro organismo, come abbiamo detto prima. Allora, gli esperti ci dicono che la paura è quel sentimento che ci spinge a ritirarci, a nasconderci. Come d'altronde è quello che fecero Adamo ed Eva, dopo che ebbero peccato, cosa fecero? Si andarono a nascondere, perché? Perché avevano paura. E tante volte anche noi ci troviamo in situazioni del genere. Abbiamo paura, ci ritiriamo, ci nascondiamo. Ma perché? Allora, se prima abbiamo paura della tempesta, poi guardiamo a Gesù, poi perché torniamo a guardare la tempesta? E iniziamo naturalmente ad affondare. Ma vedendo il vento ebbe paura e cominciando ad affondare gridò: Signore, salvami! Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca lo adorarono, dicendo: veramente tu sei il figlio di Dio. Ecco che stiamo arrivando al punto del nostro primo studio. Il primo punto, poi nell'altro studio vedremo altri due punti per affrontare e sconfiggere le nostre paure. Allora, qui ci stiamo avvicinando al primo punto. Il primo punto è semplice. Distogli lo sguardo dalla paura, grida a Gesù guardando la sua presenza ed ascoltando le sue parole. Quindi, la prima cosa che dobbiamo imparare a fare è non fissarci su quelle situazioni che ci creano paura, ma a guardare Gesù, guardare solo a Lui. Se Pietro avesse continuato a guardare Gesù, non sarebbe mai affondato. Ma Pietro è un po' come noi. Abbiamo una paura, perché naturalmente stiamo guardando le circostanze, poi ci rivolgiamo a Gesù, Gesù dice: io sono con te, ci dà delle parole, allora quella paura scompare in quell'attimo perché stiamo guardando Gesù, però poi se mentre camminiamo con Gesù guardiamo di nuovo alla tempesta, inizieremo di nuovo ad affondare. Perché? Perché non stiamo più guardando Gesù, stiamo guardando di nuovo la tempesta e ci troviamo un po' punto da capo. E nel momento in cui Pietro inizia a distogliere lo sguardo a Gesù, dice la scrittura: cominciando ad affondare, gridò. Tra l'altro qui c'è un miracolo, perché? Perché nell'acqua non affondi piano piano, non stiamo parlando mica di sabbie mobili che scende piano piano, stiamo parlando di acqua. O sei sopra l'acqua o sei sotto l'acqua. No, semplicemente l'acqua non puoi affondare piano piano, ma vai direttamente. Quindi qui ci troviamo davanti a un miracolo, che tante volte magari leggendo velocemente la scrittura non ce ne rendiamo conto, ma qui Pietro stava affondando piano piano come se si trovasse naturalmente nelle sabbie mobili. Piano piano, e in questo tempo, lui ha potuto fare una cosa, gridò: Signore, salvami. Allora, lui non sarebbe mai affondato se lui avesse continuato a credere quello che Gesù gli aveva detto prima. Che cosa gli aveva detto? Vieni Pietro, vieni da me. Vuoi camminare sull'acqua? Vieni, te lo consento, vieni. Pietro non sarebbe mai affondato. Perché? Perché Gesù gli ha dato una promessa, gli ha detto vieni. Lui ha messo un passo, un altro passo, fuori dalla barca, sull'acqua, ha fatto il primo passo, il secondo passo, ha iniziato a camminare. Ha fatto una cosa straordinaria, guardava Gesù. Poi però guarda il vento e inizia ad affondare. Allora, nel momento in cui Pietro inizia a camminare sull'acqua, questo significa fede,
Perché Pietro ha avuto fiducia nelle parole di Gesù. Ha avuto fiducia che Gesù era con lui. E anche noi, quando noi guardiamo a lui, alle sue parole, e iniziamo a camminare per fede, possiamo camminare sopra le acque. Naturalmente stiamo parlando metaforicamente. Però possiamo affrontare qualsiasi circostanza difficile nella nostra vita, qualsiasi paura. Perché? Perché Gesù è con noi e lui può spazzare via completamente il gigante della paura, in qualsiasi momento. Pietro stava affondando preoccupato in quel momento in cui distoglie il suo sguardo da Gesù e si sente sconfitto, no? Si sente nei guai perché dice: Signore, salvami. E che cosa fa Gesù? Gesù stende la sua mano e gli disse: Uomo di poca fede. Infatti, qual è il problema di Pietro? Il problema di Pietro è che ha dubitato. Non ha creduto nella parola di Gesù che gli ha detto vieni. E lui poteva arrivare fino a Gesù se non avesse guardato naturalmente le circostanze intorno a lui. Quando noi dubitiamo, abbiamo poca fede nella parola di Dio. La paura ci assale e non c'è scampo. Allora qui Gesù gli dice uomo di poca fede. È interessante perché non gli dice uomo di nessuna fede, gli dice uomo di poca fede. Quindi la poca fede non è mancanza di fede. Perché? Perché lui ha fatto i suoi passi in fede, poi però si è perso per strada perché ha guardato di nuovo le circostanze della vita, la tempesta. E tante volte anche noi ci troviamo in difficoltà, guardiamo Gesù, iniziamo a fare alcuni passi di fede, poi però se torniamo a guardare le circostanze, inizieremo ad affondare. Però uomo di poca fede. Non è mancanza di fede. Poca fede è come una torcia elettrica, però con le pile scariche. Cioè dà ancora una luce, ma una luce a volte intermittente, incerta, bassa, però ancora che fa un po' di luce. Sapete, la paura contamina la fede. E la fede elimina la paura. O c'è fede o c'è paura. Non possono coesistere queste due cose insieme. Quindi nel momento in cui abbiamo paura, facciamo, diciamo, calmare, sciogliere un po' la nostra fede, ma dall'altra parte, quando iniziamo ad aver fede, allora anche la nostra paura inizia a scappare. Abbiamo detto prima, siamo persone fragili, quindi non dobbiamo preoccuparci se nella nostra vita a un certo punto abbiamo paura, poi guardiamo a Gesù, abbiamo fiducia, poi magari iniziamo a guardare le circostanze, iniziamo a affondare come Pietro, poi però guardiamo Gesù. A volte la nostra vita di fede è un po' così, però non ci dobbiamo mai fermare. Dobbiamo sempre cercare di guardare Gesù. E se a un certo punto abbiamo guardato Gesù e poi iniziamo a guardare le nostre circostanze, iniziamo a affondare, non buttiamoci giù, ma piuttosto guardiamo ancora una volta Gesù perché quella è la soluzione. È la fede in Gesù che ci può salvare, non c'è altro rimedio per noi. Dobbiamo quindi iniziare a fidarci di Gesù, dobbiamo far salire poi Gesù sulla nostra barca, della nostra vita, come è successo ai discepoli, e il vento naturalmente si calmò. Gesù, ogni volta che noi ci rivolgiamo a lui è pronto a soccorrerci, è pronto a stendere la sua mano come fece quella notte oscura con Pietro. Siamo noi pronti, pronte ad afferrare la mano di Gesù? Quindi, come sconfiggere la paura? Oggi abbiamo visto il primo punto, un punto essenziale. Distogli lo sguardo dalla paura, grida Gesù guardando la sua presenza ed ascoltando le sue parole. Quindi questo è, diciamo, il primo passo che noi dobbiamo fare per sconfiggere la paura. Quindi possiamo essere un po' come Pietro. Abbiamo paura, siamo sulla barca, abbiamo paura perché c'è una tempesta. Poi vediamo Gesù, la sua presenza, le sue parole. Non abbiamo più paura, iniziamo magari a camminare in fede con lui, però poi se ci guardiamo di nuovo le circostanze iniziamo ad affondare un po' la nostra vita. Però poi dobbiamo guardare di nuovo a Gesù. Quindi non vediamo una sconfitta quando noi magari abbiamo degli attacchi di panico, abbiamo alcune paure. Questa fa parte della nostra fragilità. Ma questo è anche un richiamo per guardare a Gesù e la sua parola nei momenti difficili della nostra vita. Sappiamo che la paura può influenzarci,
ci può far fare delle scelte sbagliate, come ha fatto Abramo, e farci peccare, mettere altre persone in pericolo per salvaguardarci noi stessi. Però questo non è il modo giusto di affrontare la paura. Nemmeno la fuga, nemmeno la lotta contro le persone, nemmeno il rimanere paralizzati dalla paura è una soluzione. Ma la vera soluzione è questa. Distogli lo sguardo da tutte quelle situazioni che fanno paura e guarda verso Gesù. In termini pratici, cosa significa? Significa non pensare a tutte quelle cose che ti fanno paura, ma pensa a Gesù. Pensa alle sue promesse. Quindi, se hai una determinata paura, non pensare, perché più pensi, più rafforzi quel pensiero e più quel pensiero influenza tutto te stesso o te stessa. Quindi, non pensare alla tua paura, ma pensa a Gesù. Nel momento in cui hai una determinata paura, guarda le promesse di Gesù nella Scrittura, riguardo a quella determinata paura. Hai paura di rimanere da solo? Gesù dice: io non ti lascerò e non ti abbandonerò mai. Quindi il nostro primo passo per sconfiggere la paura è proprio questo. Distogli lo sguardo dalla paura, grida a Gesù, guarda la sua presenza e ascolta le sue parole. E questo è un primo passo che possiamo fare ed è un passo pratico proprio per sconfiggere la paura. Prossima volta vedremo altri due passi pratici, però voglio che in questa settimana possiamo riflettere proprio su questa storia biblica che abbiamo visto e di come anche noi siamo come Pietro. Guardiamo la tempesta, abbiamo paura, guardiamo Gesù, non abbiamo paura, però poi guardiamo di nuovo la tempesta, abbiamo paura, poi guardiamo di nuovo a Gesù. Quindi che noi possiamo veramente, ogni volta che iniziamo a guardare la tempesta, rivolgerci verso Gesù. Che Dio ci benedica e ci aiuti in questo. Amen.